Ok, il video che state per vedere è un'offesa veramente all'arte. Io mi scuso già inizialmente per quello che andate a vedere. Se volete anche non continuare più a seguirmi, vi capirò, però insomma, magari vi faccio un po' ridere. Quindi niente, vi lascio il video, mi raccomando, attenzione. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Fa un caldo allucinante, quindi sinceramente non mi va molto di creare perché vi vedo, fa troppo caldo e quindi è impossibile veramente. Poi metti il ventilatore di fianco, se ne vanno tutti quanti via i folli e poi le cose, gli sticker se ne volano dovunque, cioè non vi dico. Ho pensato di continuare a sperimentare il fatto di fare gli stampi con la colla a caldo e per la resina, e quindi vediamo un po' oggi se riesco a perfezionare questa tecnica, soprattutto se riesco a non far uscire bolle nelle creazioni. Allora, prendiamo la nostra carta forno e posizioniamola sul tavolo da lavoro e poi iniziamo subito dalle cose un po' più scarsine, perché non voglio rovinare gli altri, e quindi iniziamo con questo che mettiamo qua, poi mettiamo la chiave e mettiamo la Tour Eiffel. Per adesso proviamo questi. Quindi iniziamo a colare la nostra colla a caldo e che Dio ce la mandi buona. Allora, vediamo un po'. Si è asciugata la colla, io nel frattempo ne ho fatte anche degli altri stampi. Vediamo un po' questo, che è ancora un po' caldino. Sì, ce la posso fare. Allora, l'idea non era malvagia, in effetti è venuto anche abbastanza bene. Se non fosse per il fatto che mentre lo stavo tirando fuori, praticamente si è bucato lo stampo. Forse è meglio utilizzare oggetti metallici con la colla a caldo e non oggetti tipo questo che è tipo plastica, non so che cosa sia. E quindi diciamo che si era incollata alla colla e quindi ha fatto questo disastro madornale, quindi dovrò buttarlo via. Poi vediamo un po', abbiamo la chiave. Ecco, la chiave si è inglobata. Si è proprio inglobata. Quindi anche adesso dovrò cercare di toglierla. Quindi mi sembra che questo video sia peggio del previsto. Non ce la posso fare. Si è rotta anche questa. Due prove su due sono andate buttate, ma va bene. Quindi anche questa proprio da buttare. Poi, nel frattempo sono andate allo smalto, non so se avete notato. Vediamo questa, magari essendo più piatta non si è inglobata, meno male. E quindi vediamo. Ho rotto il coso qua, come si chiama? Il ciondolo. Questo video è un disastro colossale, è un disastro. Ah, diciamo che il ciondolo si è immolato per avere un ottimo stampo senza bolle e anche mi sembra lucido, quindi direi che questo è da provare con la resina. Vediamo gli altri stampi che avevo fatto mentre si raffreddava quell'altra colla e ho fatto una chiave di violino. Anche questa è uscita abbastanza bene, non ci sono bolle. Poi il ciondolo con la luna. Allora, diciamo che forse questa era troppo sottile e in più era anche abbastanza dettagliata, quindi non credo che con la resina tutti questi dettagli si vedano. E comunque è abbastanza, ripeto, sottile, quindi non lo so fino a che punto la resina poi otterremo un bell'effetto. Non lo so. Poi ciondolino con i buffetti. No, ragazzi, ti passo lo smalto tipo 10 minuti prima di fare il video, insomma,
non è che può pretendere che questo video sia decente. Vabbè, questo ce la faremo prima o poi. Poi questo, che se non viene via fuori mi ammazzo, perché mi sa che non viene via fuori, quindi iniziamo con la procedura. Allora, forse mi salvo, forse. Pezzi di smalto, cioè non si capisce niente. Ok, ma questo sforzo non ha portato a nulla di buono, perché in realtà ci sono 10.500 bolle che mi faranno venire la creazione schifosa, quindi anche questo via. Ok, allora voglio mostrarvi il disagio totale di questo momento, e cioè guardate il mio campo di battaglia, non l'ho mai fatto vedere, pulisco sempre e sistemo tutto prima di finire un video, vabbè, lasciate stare il mio telefono e le varie cose, però per farvi capire il veramente disastro che ho combinato in questo video. Quindi le conclusioni sono che su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stampi che avevo fatto, sono riuscita a recuperarne solamente 3, di cui, e quindi la stella, la luna, la Torre Eiffel e la chiave di violino, e forse riuscirò a recuperare anche questa, ma ne dubito, almeno come stampo, perché poi come ciondolo mi auguro che ne venga fuori. E il risultato poi è che ho rotto un ciondolo, non riesco a tirare via questo e mi auguro che riuscirò a farlo, non riesco a tirare nemmeno questo via, ed è quello che mi dispiace di più perché è una base. E praticamente si sono messi tutti qua nei buchini, si è infilata nei buchini la colla a caldo, quindi sarà problematico. Sto pensando di metterla al sole perché qua fa caldo, e quindi l'aria diabolico lo mette al sole e forse si scioglierà, oppure ci passo con la cenira. Quindi conclusioni di questo esperimento è che è stato un enorme fail. Ho le unghie disastrate, già erano disastrate, adesso ancora peggio. Se qualcuno gli viene in testa di fare questa cosa, non la faccia mai. Io ho visto un po' di video su YouTube, non capisco come fate a fare appunto questi stampi. Tra l'altro non ne vale neanche la pena, perché comunque non vi escono con le bolle, e quindi non li potete utilizzare. Visto che mi farò gli stampi, sì, ma carta forno gira anche quasi molto, sto facendo il video. Gli stampi penso che me li farò con la gomma siliconica appena riuscirò a comprarla, o con del semplice silicone. Se questo video, non lo so, vi ha tenuto un po' di compagnia, vi ha fatto ridere, non lo so, diramolo al video comico, e vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace, mi raccomando scrivetemi che sono anche una pazza. Vi mando sempre un grosso bacino e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!